oggi il tema è delicatissimo, quindi entriamo nel vivo della questione che andremo a affrontare. Parliamo di controllo mentale, parliamo di persone che hanno subito questa tortura, perché insomma secondo me è proprio una tortura in piena regola, e architettata da organi spesso anche sovranazionali e collusi, di cui chiaramente noi faremo i nomi, quelli che si possono fare, altri non li facciamo, e quindi andiamo a sentire la testimonianza di una donna che è stata vittima di controllo mentale. Lei si chiama Camilla, adesso aspettiamo che ci risponda al telefono, e intanto io saluto Simonetta Magni. Simonetta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che ci dici di bello? Simonetta è una, a parte che è un'artista, Simonetta è una scrittrice, Simonetta è anche un'attrice, insomma, tu sei tante di queste cose. Però oggi qua vieni anche tu a portare, diciamo, la testimonianza di questa persona. Che è... perché io ho seguito la vicenda personalmente. Esatto, tu hai seguito la vicenda, siete amiche tu e Camilla. Ecco, ci puoi raccontare da fuori qual è l'esperienza che si vive stando vicine con l'amore, chiaramente, perché insomma tu sei un'amica, una persona che ha subito una cosa del genere? È stata durissima, le hanno rovinato la vita. Lei in pratica è stata vittima di una setta satanica. Allora, guarda, dovremmo, Simonetta, avere in linea Camilla. Camilla, ci sei? Pronto? No, non c'è ancora. Allora, Simonetta, prego, continua a raccontarci tu. Sì, è stata vittima di una setta satanica, sono andata a dormire spesso a casa sua perché queste persone le entravano in casa, la violentavano, insomma, le procuravano dei danni anche quindi in casa. Quindi erano, diciamo, portavano via gli oggetti e in pratica... li prendevano e poi tramite i loro rituali, diciamo, li caricavano, no? energeticamente in un certo senso. Il negativo, chiaramente. E lei stava sempre male. Sì. Allora, hai parlato di setta satanica, quindi insomma, voi avete avuto modo, tu e Camilla, di insomma, verificare che tutti questi riti fossero di matrice satanica. Allora, guarda, come lo sono tutte le massonerie. Io ero spesso a casa sua, dato che le pareti erano molto sottili, noi sentivamo i discorsi delle persone di là, di questa famiglia di satanisti, e che voi avevate dall'altra parte. Sì, quando facevano i rituali, poi arrivavano... Allora, dovremmo avere Camilla al telefono. Camilla, ci sei? Sì, buongiorno. Camilla, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere intervenuta a Controcorrente e dandoci insomma questa testimonianza importantissima. Noi capiamo che il tema è non delicato di più, e tante volte anche a parlarne è faticoso, fa male. Quindi io ti ringrazio anche da parte di tutti grazie i nostri ascoltatori. Allora, ci puoi raccontare, io ti cedo la parola e tu ci racconti proprio la tua esperienza dall'inizio, da come è nata, da come ti sei accorta di questi movimenti? Sì, io ho lavorato per diversi anni presso uno studio nel quale c'erano diversi professionisti che lavoravano in maniera associata. E diciamo soprattutto verso dopo diciamo qualche anno ho iniziato a verificare un certo torpore, mi addormentavo spesso durante l'ora di pausa pranzo e questa pausa pranzo durava all'incirca 2 ore e poi se non andavo a sbrigare le commissioni fuori in banco alla posta me ne stavo dentro perché non sapevo come spendere quel tempo, a volte facevo magari amministrazione, però poi ecco nei minuti morti mi adagiavo perché avevo veramente una forte sonnolenza, quindi mi adagiavo sul lettino e mi addormentavo, ma questo avveniva quasi sistematicamente tutti i giorni. Certo. E di notte riuscivi a dormire? Con loro. Tu di notte riuscivi a dormire? No, allora di notte io dormivo, ma perché praticamente mi mettevano nell'acqua il GHB, che per chi non lo sa è la droga dello stupro. E ovviamente chi lo metteva aveva le capacità di mettere il dosaggio giusto. Cioè, chiaramente queste persone, quindi, non lasciano niente. Io tra l'altro
andavo da loro a dire: ma come mai ho questo, cioè, ho questi sintomi, formicoli alle braccia. Poi ho fatto diversi esami, diverse analisi, ma non risultava nulla, dall'elettromiografia alla capillaroscopia, cioè diversi esami, però non risultava nulla. Purtroppo non avevo una persona diciamo accanto che mi suggerisse gli esami giusti, tipo certo. Avrei dovuto fare un esame tossicologico, però quello non mi era venuto in mente. Siccome io non ho avuto rapporti sessuali fino a tarda età, forse erano venuti a sapere questi professionisti di questa cosa qui, quindi mi hanno diciamo iniziato a drogarmi, quindi abusando di me. E io mi sono resa conto di questo proprio al fatto che non avessi mai avuto rapporti sessuali, quindi avevo visto le tracce, diciamo, certo. Quindi di conseguenza. Esatto, e da lì ho iniziato ad avere dei sospetti, perché queste persone tra l'altro mi entravano anche dentro casa, si erano duplicate le chiavi di casa mia, quindi entravano anche, perché poi arrivavo talmente stanca a casa che neanche chiudevo la porta, cioè mi buttavo sul letto, a volte saltavo pure la cena. E quindi mi ritrovavo che mi svegliavo verso le 2 di notte con la televisione ancora accesa, ancora sul letto, c'era saltata e quant'altro. Certo. Quindi allora, queste persone avevano la possibilità. Ti chiedo una cosa allora, Camilla, tu sei stata diciamo catturata nel posto di lavoro, giusto? Quindi lì è esatto, venuta la scelta che hanno fatto della tua persona, giusto? Esatto. E il tuo diciamo il controllo che hanno avuto su di te era un controllo non fatto magari con le frequenze, ma fatto proprio che loro avevano modo di avvicinarti, quindi di drogarti, sì. E quindi poi insomma sì. Di gestire non solo la tua persona, ma anche la tua vita e la tua casa, le tue giornate. Sì. Esatto. Perfetto. Sì. E invece, perché Simonetta ci anticipava prima che tu ci fosse il collegamento telefonico, che queste persone entravano anche a casa, li avevi come vicini di casa? Sì, anche diciamo che facevano parte del gruppo, perché poi sono stati assoldati e quant'altro, quindi diciamo che si è creato un gruppo abbastanza numeroso, certo. Fatto sia di professionisti che di persone normali, certo. Semplicissime. Assolutamente. E tu hai avuto modo, Camilla, di capire questa setta satanica, questo gruppo insomma di sì. persone a chi sì, facessi capo? Sì, ho capito capo. Perché poi, sì, certo, sì. Ho capito tutta la questione, tant'è che quando io ho affrontato su certe cose, perché poi in casa mi sono ritrovate una penna spia, mi sono ritrovate cimici, dice perché non le prese e sei andata a denunciare, perché purtroppo nel momento in cui io mi rendevo conto, già me le, ecco lì che me le toglievano. E sparivano. Neanche, sì, esatto, sparivano. Ad ogni modo io ho affrontato sulla penna spia la persona sospetta, non è stata in grado di difendersi, certo. E quindi lui a quel punto ha capito che io avevo capito tutto, certo. E siccome sono diventata un personaggio scomodo, poi mi hanno fatto fuori dal lavoro. Ah, quindi ti hanno fatto anche fuori il lavoro, dal lavoro, perfetto. Mi hanno fatto fuori perché giustamente, certo. Cioè giustamente da parte loro dicevano che io ero pericolosa in quanto andavo a dire in giro quello che succedeva. Ovviamente loro, siccome sapevano che io potevo essere un personaggio pericoloso per loro, hanno iniziato a, siccome loro facevano anche, diciamo, essendo una setta satanica, facevano anche riti, no? Quindi mi hanno fatto il rito per diventare pazza, dice così la eliminiamo, quello che dice, certo. Ormai è considerata pazza. E mi controllavano mentalmente? Sì. Mi controllavano mentalmente a distanza, evocando anche degli spiriti, ovviamente saranno stati spiriti dannati, immagino. Allora Camilla, volevo farti una domanda, e spesso nel controllo mentale si sentono delle voci nella testa, voci che ti dicono di fare qualcosa. Sì. Noi poi insomma dopo con Emiliano Babilonia, che lui si occupa proprio di queste frequenze, andremo bene ad analizzarle. Tu anche avevi queste voci che ti parlavano? Esatto, sì, esattamente. Nel momento in cui loro hanno fatto questo rito per farmi diventare pazza, io ho anche sentito che loro dicevano adesso le affogliamo la mente e le mandiamo il morto. Quindi dopo essere stata, quasi subito dopo essere stata licenziata,
E io ho iniziato a sentire queste voci. All'inizio non capivo, è come se fosse stato, cioè io pensavo, e quel pensiero veniva ripetuto da un'entità che io pensavo fossero i miei vicini di casa, perché chiaramente poi Certo. le cose sono connesse, no? E quindi dicevo, ma che cosa saranno? Io penso una frase e poi la sento ripetere. E da lì è iniziato il mio Incredibile. calvario. E praticamente queste voci mi torturavano, mi dicevano adesso vengono a violentarti, c'è Tizio, Caio, Semprone che sono lì pronti per violentarti. Io all'inizio pensavo avessi un microchip sotto pelle, dico magari quando mi hanno addormentata mi hanno messo un microchip e da lì hanno, cioè, si collegano con me. Che poi questo metodo esiste, sono andato su internet ed esiste effettivamente, però non era questo il caso mio. Il caso mio era di un controllo mentale a livello medianico, a livello, diciamo, di queste persone che evidentemente evocavano gli spiriti che me li hanno messi addosso. Erano degli spiriti maligni, spiriti che mi dicevano le cose più brutte di questo mondo, quindi mi hanno vessato a Certo, livello psicologico, a livello, cioè io immaginiamo. addirittura nei momenti in cui venivo vessata, che mi dicevano le cose veramente brutte, parolacce e quant'altro, avevo addirittura il sudore che grondava dall'interno delle mie mani. Mia madre, che in quel periodo, visto che era stata licenziata, stava con me e purtroppo ha vissuto con me l'inizio di questo calvario e non sapeva da che cosa dipendesse tutto ciò, perché mi vedeva parlare da sola, ma non si rendeva conto che io avessi delle voci, anche perché queste voci mi dicevano non dire niente ai tuoi familiari, non dire niente a tua madre, Certo. tu non devi parlare con nessuno. Poi quando loro volevano entrare all'interno, perché c'era una telecamera posizionata, avevano messo una telecamera posizionata dietro la tenda della mia stanza da letto per vedere quello che io facessi in camera da letto, e praticamente loro mi hanno detto vai fuori, esci con tua madre, non lo so, praticamente mi teleguidavano, mi dicevano Certo, quello che io beh, è proprio dovevo fare, un in modo tale che controllo loro avessero mentale. accesso. Certo. Esatto, in modo tale che loro avessero accesso libero dentro casa mia Casa nel tua. momento in cui io magari uscivo. Allora, E voglio poi. farti una domanda, Camilla. Ti sei mai chiesta perché io, cioè tu ti sei, a prescindere il che ti hanno preso sul posto di lavoro, ma immaginiamo che ci fossero Allora, anche uno tante. perché. Sì, no, non sono l'unica vittima, non sono stata Ah, l'unica, ho scoperto ok. anche questo. Ma ad ogni modo penso di essere stato bersaglio da parte di una persona, diciamo, principale, e poi lui ha tirato a sé, magari comprandosi, non lo so, il metodo che Certo. si avrà usato, diciamo, ha tirato anche altre persone, anche nel mio palazzo stesso alla fine. Ad ogni modo, credo di essere stato bersaglio perché è persona pura dal punto di vista sessuale, dal punto di vista, e poi anche perché pregavo, ero una persona molto religiosa, quindi contrastavo con il loro credo satanico, e poi perché probabilmente questa persona mi voleva possedere e non ci riusciva perché dice Certo. come io con tutti i soldi che ho, tutti mi gradano i piedi, tranne te, ma guarda te, ma guarda Chiaro, questa, chiaro. per dire, no? Senti, hai avuto anche dei danni fisici? A prescindere, il danno Sì, psicologico è gravissimo. loro hanno fatto un rito voodoo per farmi venire un tumore al seno. E questo, cioè loro un anno prima che io mi ammalassi, quindi già mentre ancora lavoravo lì, io sentivo queste persone che dicevano ridendo, ah, adesso rimane con una tetta sola, ah, ma conquista, ah, adesso conquista con una tetta, vedrai tu, Certo. non conquisterà più nessuno. E poi adesso diventerà pelata, potrà fare solo una poppata, farà una poppata di meno senza una tetta. Cioè ridevano, ma già Incredibile. ridevano del mio stupro, Certo. già Beh. questa coppia rideva del mio stupro, dei miei stupri, anzi dicevano chissà quanto verrà venduto adesso lo stupro di eccetera Certo. eccetera. E dunque da quello che io ho dedotto loro hanno addirittura filmato e messo stupri e cose varie su internet e quindi ci guadagnano. Chiaramente. Senti, la domanda è chiaramente, non so se è attinente, ma ne sei uscita, non se ne esce mai da un'esperienza del genere, però immagino che No, no. tu Oddio, io vivai diciamo, il mio conforto sta. in un posto diverso da quello, credo che tu sia Sì, ho dovuto riuscita. lasciare casa, Perfetto. certo. Ho dovuto lasciare casa. E come stai adesso? Quelle voci le senti ancora? Hai ancora un malessere Ogni fisico, psicologico? tanto compaiono.
sì, ovviamente psicologicamente sono distrutta, perché pensare che io, che non ho mai fatto nulla, se non aver frequentato una sola persona in tutta la mia vita, certo, e aver, cioè, sapere che le mie intimità, certo, all'interno di casa mia sono state oggetto di parecchie persone che posso dire come una Tiziana Cantone, per dire, no? Certo. Cioè, che vanno in giro senza io aver mai prodotto nulla, senza io aver mai fatto nulla, cioè, perché tutti, certo, gli stupri di questi, e poi anche, diciamo, le mie intimità sono state messe su internet, quindi posso immaginare che bella reputazione mi hanno fatto. Guarda, magari io non ero consapevole. Ah, poi un'altra cosa importante. La notte tra il 14 di agosto e il 15 di agosto, cioè la mattina del 15 agosto, io mi sono ritrovata con lividi ai polsi, all'interno cosce e alle caviglie, quindi suppongo, perché ovviamente io ero addormentata, ma suppongo di essere stata vittima di bondage. Ah, perfetto, quindi sempre peggio. Comunque questa storia è andata avanti anni. È andata avanti anni, hanno fatto dei filmati che poi si sono venduti, chiaramente. Certo. Ci sono pezzi grossi implicati in questo, certo, in questa vendita. Allora, ci chiedono dalla chat, forse perché parliamo di satanista e spesso ci viene questo alla mente velocemente. C'entra il Vaticano? Ci chiedono. Se vuoi rispondere, Camilla, tu senti, ecco, va bene, perfetto, non sentiti libera di risponderci o no, perché chiaramente questo è una chiacchierata, guarda, non un interrogatorio. Guarda, io posso raccontare, ecco, a grandi linee tutto quanto, ma non posso poi, chiaro, dire quello che c'è dietro, assolutamente. Io posso immaginare, sì, perché... Senti, ti faccio una domanda, c'è un'indagine in corso? Cioè qualcuno ha preso... No, no, perfetto, questo per farvi, no, capire che chi comanda alla fine è la stessa, però, persone che sono colluse. Francesca, abbiamo fatto parecchie denunce, me lo immagino, ma non riescono, immagino, a fare niente. Me lo immagino. Io ho vissuto con lei in certi periodi... Un clima di terrore, certo. Sì, non potevamo mangiare niente perché era contaminato, perché questi entravano in casa, prelevavano gli alimenti, li portavano a casa loro, li facevano i loro rituali e poi li riponevano. Trovavamo le tracce, no? Certo. Di queste manipolazioni, persino l'acqua non potevamo bere, dovevamo era tutto bere avvelenato, di... contaminato, tutto. O allora drogato. Per mangiare andavamo a fare la spesa, mangiavamo e poi il resto lo buttavamo. È allucinante, veramente, ma è incredibile poi che nessuno abbia fatto niente, perché evidentemente poi le persone, quando tu le vai a denunciare, sono gli organi, ci vogliono le prove, no, ma spesso anche chi riceve la denuncia tante volte è colluso con chi fa il gesto, capita. No, ecco, io insomma ricordo sempre di un giudice di cui non farò un nome, ma che certo, ci batteva molto per il controllo mentale, poi alla fine è stato più The Bunker che ha aiutato. Allora Camilla, io ti ringrazio. Ti chiedo se avrai voglia di rimanere a sentire la trasmissione, perché interverrà dopo di te Emiliano Babilonia, che è un esperto di controllo mentale, e magari insomma ti racconterà o riuscirà anche a dare delle spiegazioni a quello che hai vissuto e che tu sicuramente già sai. Ti ringrazio tanto, Camilla. Certo, grazie a voi. Grazie e buona giornata. Buona giornata. Allora, adesso abbiamo in collegamento telefonico Emiliano Babilonia. Emiliano, ci sei? Sì, sono in linea. Eccoci, allora Emiliano. Sentite? Sì, sì, ti sentiamo forte e chiaro. Allora, Emiliano è un ricercatore indipendente e soprattutto attivo sul controllo mentale. Infatti ha un sito, vittime del controllo neurale @gmail.com, e anche un canale di YouTube, ce lo ricordi tu? Allora, Angeli Custodi MK Oltre Italia, e poi Emiliano Babilonia, dove ci sono le registrazioni della mia radio web, dove ci sono le interviste delle vittime del controllo neurale, oppure molte persone che ascoltano Controcorrente vogliono sentire anche le altre testimonianze di vittime che vengono sottoposte a questi trattamenti purtroppo disumani, possono praticamente entrare tramite internet e mettere Emiliano Babilonia Springer, e lì ci sono le altre testimonianze delle vittime, certo, praticamente. Allora Emiliano, tu hai avuto modo di sentire la testimonianza di Camilla, una testimonianza allucinante, terribile, cruenta, poi insomma soprattutto per una donna, lo stupro, la violenza, il fatto che ti entrano in casa, che arrivano proprio nel tuo intimo, nel tuo fisico, no? È allucinante. Ci dai il tuo punto di vista? Allora, io ho sentito l'ultima parte dell'intervista, ma tanto quello che ho sentito è stato abbastanza, certo, per capire che una reale vittima del controllo neurale e che viene sottoposta a manipolazioni
con radiofrequenze, con attacchi fisici e psicologici derivanti queste armi ad energie dirette, armi psicotroniche che interagiscono con i nostri centri nervosi. Mm. Perché ovviamente studiando e dopo che ho fatto oltre 100 registrazioni, 100 interviste e testimonianza con le varie vittime al controllo neurale, tutte dicono la stessa identica cosa, cioè che vengono attaccati con queste armi, con queste manipolazioni, che le persone che entrano dentro casa, ovviamente gli fanno credere situazioni differenti o storie differenti a secondo della sensibilità della persona, certo, che viene attaccata con queste armi, con queste tecnologie. Allora, ti faccio una domanda, Emiliano. Lei parlava di una setta satanica, chiaramente, e ci sono, cioè ormai, anzi ce ne sono anche dichiarate, e parlava che lei veniva, diciamo, controllata mentalmente attraverso dei riti satanici. Tu invece presupponi che siano frequenze? Allora, molte persone che mi hanno contattato, anche loro credevano che erano riti satanici. Però la cosa strana, un rito satanico può essere fatto in un determinato modo. Come fanno a inseguire la persona in tutte le parti d'Italia, addirittura in tutte le parti d'Europa, utilizzando sempre un semplice rito satanico? A questo punto la tecnologia invece che potrebbe essere utilizzata su questa persona è una tecnologia satellitare che può individuare il corpo di una persona e attaccarla in qualunque parte d'Europa, certo, come è successo a molte vittime del controllo neurale che si sono spostate dall'Italia, perché ovviamente venivano torturate, massacrate attraverso queste frequenze e queste manipolazioni, e in qualunque parte d'Europa loro andavano, addirittura sull'aereo, venivano attaccate, bombardate con lavaggi del cervello, torture e manipolazioni cerebrali. Allora, addirittura una... No, volevo sapere, lei ci ha parlato, poi do la parola a Simonetta che ti vuole rispondere, ci ha parlato anche di un tumore, anche queste malattie terribili possono essere indotte da radiofrequenza? Purtroppo sì, purtroppo la radiofrequenza e le armi ad energie dirette o frequenza a microonde possono portare ischemie cerebrali, trombosi, neurismi, infarti, leucemie, tumori. E noi abbiamo un amico, cioè io ho un amico che questi giorni non sta tanto bene, ha avuto un'ischemia cerebrale, addirittura gli hanno diagnosticato anche un tumore, sì, non voglio dire il nome. Però lo salutiamo, lo sappiamo noi. Lo salutiamo, siccome ha parlato di determinate cose e sapeva molte cose relative a questi sistemi di manipolazione e di controllo mentale, ovviamente potrebbe essere, sempre col punto interrogativo, essere stato attaccato queste armi, certo, proprio per anche perché lui era molto attivo, diciamo, una persona molto attiva, e speriamo che ritorni ad esserlo nella denuncia di queste di questo controllo mentale. E lui, insomma, lui ha fatto, ti voglio fare questa domanda prima di dare la parola a Simonetta, che lui supponeva che ci fosse anche un controllo mentale attraverso le scie chimiche. La vedi anche tu così, Emiliano? Ma certo, certo, le scie chimiche, io dai miei studi penso che siano dei farmaci narcolettici, cioè che creano la narcolessia indotta all'interno del cervello, come se ci vogliono rendere dei sonnambuli, certo, perché così la tecnologia ipnotica o narcolettica che crea le allucinazioni audiovisive, che ci fa credere determinate cose che vengono immesse nel nostro cervello, è più facile attaccare una persona che magari non dorme da parecchi giorni, oppure che sta sotto farmaci, sotto tranquillanti, o addirittura utilizza dei farmaci perché vuole combattere determinate frequenze, ma che in realtà non sono le reali frequenze di attacco e di controllo mentale, ma sono solamente manipolazioni indotte all'interno del cervello. Anche dei semplici suoni possono creare queste suggestioni. Come no, ad esempio l'acufene, insomma, ne avevamo già parlato. Ti voglio fare una domanda, un'altra. Rosario Marcianò ci ha detto spesso che loro utilizzano queste scie chimiche come proprio una guerra, no? Tra di loro, si fanno una guerra su frequenze. È possibile che queste scie chimiche facciano come una gabbia, come una cassa di risonanza? Quindi una frequenza viene sparata e quindi amplificata e ritorna? Sì, è come se vogliono creare una gabbia di Faraday intorno al mondo, per far sì che le radiazioni che vengono sparate all'interno del pianeta, cioè nell'etere, possano rimanere nell'etere e amplificarsi come pressioni all'interno del cervello, perché possono entrare attraverso pressioni uditive,
pressioni transcraniche e interagire con i centri nervosi centrali. Come abbiamo visto in televisione l'altra volta, che una semplice antennina amplificava le frequenze che penetravano sul nostro corpo e noi eravamo bombardati da queste frequenze. Infatti, non mi ricordo come si chiama, la scrittrice ha detto, dice, solo con il pensiero a sentire questo suono che ci penetra il corpo, che ci crea queste gravi frequenze che destabilizzano i nostri centri nervosi centrali, cioè già così mi prende panico. Allora, i nostri ascoltatori ancora non hanno avuto modo di vederla, ma Emiliano è venuto a controcorrente su Supernova facendo con la sua strumentazione un esperimento, e quando la puntata sarà disponibile lo faremo sapere sia qui che mettendola su poi su YouTube. Allora, Simonetta ti voleva fare una domanda, anzi voleva proprio parlare, perché lei è stata testimone della vicenda di Camilla, è un'amica, e voleva dire qualcosa. Sì, io non escludo che abbiano usato una certa tecnologia, come tu dici, però noi abbiamo udito, perché le pareti dell'appartamento erano sottili, quindi questa famiglia stava proprio a fianco e noi sentivamo tutto quello che loro dicevano, cioè proprio tutto, e abbiamo anche delle prove che loro praticano la magia nera, cioè noi riteniamo che loro facciano parte di sette satani. Che sono stata colpita anch'io, che in quel periodo mi trovavo al nord, nel nord Italia, quindi non ero vicina a loro, e in quel momento, in quel periodo stavo aiutando Camilla e mi hanno colpita, quindi certo. Noi la pensiamo diversamente, ecco. Cioè voi escludete la frequenza? No, non escludo, no. Può darsi anche che l'abbiano usata, non lo so, però queste persone fanno parte di sette sataniche. Certo. Però voglio, voglio dire una cosa che adesso così mi viene in mente parlando. Io penso che appunto la setta satanica agisce su frequenze basse, no? Le frequenze del male e così via. Può darsi anche che la tecnologia... sono riusciti tramite la tecnologia a formare queste stesse frequenze sataniche e bombardarti e a usarle in loro favore. E vi leggo i commenti che ci sono in chat. Alice Winch scrive: Pizzagate, quella insomma che è uscita, Ellie, è in tutto il mondo, prendono i bambini piccolissimi, li programmano con elettroshock, violenza sessuale e rituali satanici, sono cose orribili. Io ne lessi anche uno sul libro di Paolo Franceschetti, Ordine Sistema Massonico, Ordine della Rosa Rossa, dove lui parla di una villa Como, dove fanno queste cose, addirittura sotto, per far sparire i cadaveri di questi bambini, soprattutto bambini autistici o senza famiglia, questi che non hanno genitori, sono pieni di coccodrilli e pitoni, e non è fantascienza ma è la realtà. Anche sì. Allora, segnale pirata Babilonia, questo è per te, ci scrive, perché io non saprei rispondere: quali precauzioni possiamo prendere per prevenire, quale contromisure per opporsi, meditazione, frequenze benefiche, alimentazione? Allora, se l'attacco è con un'arma d'energia diretta, l'unica cosa che potete fare è andare via dal luogo dove voi state, praticamente dove siete irradiati con questa tecnologia. Okay. Se invece interagiscono coi centri nervosi centrali attraverso la corrente elettrica, la prima cosa che dovete fare è staccare il contatore generale, in modo che le vostre frequenze, perlomeno fisiologiche, incominciano a rientrare in risonanza con il vostro corpo. Quindi la notte bisognerebbe dormire con il contatore abbassato? Bisognerebbe dormire con il contatore abbassato. Poi volevo rispondere alla ragazza che ha detto che lei sentiva i vicini che parlavano ad alta voce e che praticamente loro ascoltavano tutto quello che veniva detto. Certo. Hanno provato a registrare le voci? Sì, ci sono registrazioni in merito, sì, ce le abbiamo. Ma si sente perfettamente la voce di queste persone che parlano? Sì, si sente, l'abbiamo portate anche alle persone competenti per fare la denuncia, hanno trattenuto il materiale, però non hanno fatto niente. Ma nelle registrazioni si parlava di satanismo, qualcosa del genere? O erano... parlavano di quando l'avrebbero violentata, tutto quello che stavano facendo su di lei, che le avevano provocato questo tumore, tutto quello che è stato fatto. Poi immagino che chiaramente loro volessero farsi sentire, cioè nel senso, questa gente se non vuole farsi scoprire non si fa scoprire, quindi io penso che questo sia volontario, perché comunque è una tortura anche, no, sentire
sentire queste voci di continuo, sapendo quello che ti aspetta, è comunque una tortura. Ma poi certo, è la paura che ti inducono, che secondo certo, me poi abbassi le tue frequenze e loro entrano più facilmente. Emiliano, tu che ci dici? Ma dalle oltre 100 testimonianze che io ho registrato, molte persone dicono che sentono le voci dei parenti, degli amici, delle persone, dei condomini del palazzo, e poi sono andati a riscontrare che non erano in realtà loro che gli mettevano queste voci all'interno del cervello, ma che erano voci indotte attraverso una tecnologia certo, che spara frequenze nei condotti uditivi, certo, perché una stessa persona di Roma, una vittima di Roma, lei stava sull'aereo e sentiva addirittura i vicini di casa che dicevano: ah, è andata sull'aereo, adesso se n'è andata via, adesso non si sa quando ritornerà più in Italia. Lei ha controllato tutto l'aereo perché voleva vedere se c'erano i vicini che magari stavano nello stesso identico aereo, e invece loro stavano a casa loro tranquilli e beati, certo, quindi poi ha capito che erano voci indotte all'interno dei condotti. Però Emiliano, in questo caso queste persone le entravano in casa, addirittura una volta lei è uscita per andare a fare la spesa, si è dimenticata qualcosa, è risalita, ha trovato la porta aperta e le luci accese, perché loro non hanno fatto in tempo, l'hanno sentita ritornare, sono fuggiti, quindi non potevano essere che vicini. No, no, ma che ci sia anche questo, io non penso che una cosa escluda l'altra. No, anch'io. Cioè, io penso che siano, queste persone siano talmente preparate in quello che fanno, che non perdono, cioè, a tutto tondo, no? Dice, se non arrivo con la frequenza, arrivo con il, ci metto il vicino certo, di casa, se non ci arriva il vicino di casa, la drogo al lavoro, cioè, nel senso, loro si acchittano tutto certo, questo piano criminale terribile certo, per non perdere nessun tipo di occasione. Sì, perché devono destabilizzare la certo, vittima per far sì che quando va a fare delle denunce, oppure quando parla di questi argomenti, la vengono, cioè la prendono subito come una persona incapace di intendere di volere, una persona malata, pazza, schizofrenica, lo fanno apposta. È vero, questa è la prima tecnica. Sì. Io, siccome ho fatto 19 denunce dettagliate, l'ho portate direttamente all'ufficio primi atti, al Tribunale di Roma e in tante altre caserme. Le ultime denunce che ho portato, addirittura quello dell'ufficio dei primi atti al tribunale, mi ha detto: io mi ricordo perfettamente di lei, anche noi siamo spiati all'interno di questi posti. Certo. Cioè, perché quindi, purtroppo anche loro incominciano a seguire queste denunce, cominciano a vedere quello che le persone scrivono, ma non l'ho scritta solo io la denuncia e portata al tribunale, ce ne stanno centinaia e centinaia di denunce che vengono portate in continuazione ai tutti i tribunali d'Italia. Certo. Senti Emiliano, una cosa voglio chiederti, secondo te la tua esperienza o quello che hai capito, insomma, facendo questa ricerca, la televisione potrebbe essere uno strumento che loro utilizzano tramite immagini o suoni affinché chi è sotto MK, a quel punto, sentendo quel suono o vedendo quell'immagine dalla televisione, parte, capito che voglio dire? Sì. Un grilletto, no? Un grilletto, esatto. Un grilletto. Sai che mi viene da pensare? Il film Zoolander, no? Non so se l'hai visto, quello che lui, vabbè, la fanno la stupidaggine perché la devono sminuire la cosa, è normale a Hollywood, no? Che lui, no, come sente la canzone, dopo che l'hanno programmato, a quel punto diventa... Vuole uccidere il killer, Dalai Lama. Vuole uccidere il Dalai Lama, sì. Sì, perché praticamente le frasi indotte all'interno del cervello e le frequenze che servono proprio per innescare questa rabbia, questa ira che viene scaturita direttamente da queste manipolazioni mentali, manipolazioni cerebrali, può anche essere innescata da questo, cioè da determinati suoni, certo, da determinati video. È un trigger, no? Praticamente è un trigger. Sì, no, vi ricordate il film... Nemico pubblico? Sì, come no. Ecco. Loro venivano controllati con delle microspie, però sì, chi operava attraverso questo controllo era in grado di vederli dentro casa con telecamera a scansione sintetica e vedere dove loro stavano, cioè dove loro stazionavano e dove loro praticamente scappavano, correvano, e infatti erano in grado di seguirli in tutti i posti che loro andavano. E disse che praticamente il controllo delle masse era proprio creare lo spionaggio totale su qualunque tipo di attività che una persona faceva. Magari questa ragazza, o come tutte le altre vittime del controllo neurale, ma anche io mi posso definire una vittima del controllo neurale dopo tutte le denunce che ho fatto, certo, loro prima studiano la nostra vita, sanno i nostri pregi e i nostri difetti,
e poi ci incominciano ad attaccare. Quando ci attaccano, loro già sanno tutti i nostri punti deboli, perché sanno che noi siamo delle brave persone, che noi non facciamo nessun tipo di reato, che noi siamo persone magari religiose, e loro ci attaccano proprio in questi punti deboli. Certo, dove possono entrare, certo. Una signora andava in cimitero, parlava, cioè andava al cimitero per cambiare i fiori a suo marito, gli facevano credere che suo marito gli diceva di andare con altri uomini, ma suo marito era morto, lei andava al cimitero perché gli doveva portare i fiori. Allora, queste voci, quando lei ha cominciato a sentire queste frasi, queste parole, queste voci, con il timbro vocale di suo marito che era defunto, l'ha detto ai familiari, i familiari la stavano per interdire. Certo, è chiaro. Poi soprattutto una persona anziana, che uno pensa all'Alzheimer, pensa è andata fuori di testa, no? Certo, è allucinante. Certo, allora, il giochetto loro è questo, è quello. Far perdere la credibilità della persona. Chissà negli ospedali psichiatrici quante persone ci sono che hanno subito questi trattamenti. Certo. Quanti ne controllano? Guarda, dico questa cosa, non la dovrei dire, ma la dico questa cosa, perché è giusto dirla. Io ho fatto delle analisi a Via Portuense, in un CIM, Centro Igiene Mentale, e ti dico che le frequenze erano non elevate. Di più. Madonna. E non è possibile che quelle frequenze così elevate potevano stare all'interno di quel posto, all'interno di quell'ospedale. Dopo che ho fatto queste analisi, sembra che l'abbiano chiuso questo posto. Mo sarà una coincidenza, non si sa. Non credo al caso. Scusa Emiliano, secondo te per quale motivo vogliono inserirci questo microchip e stanno premendo a livello governativo? Questi grandi potenti che controllano il mondo hanno questo progetto, no? Che hanno già attuato in vari ambiti. Allora, se hai la possibilità di interagire con le frequenze del cervello umano, puoi indurre migliaia di persone, o milioni di persone a pensare a una determinata cosa, a un determinato ragionamento, una determinata religione. Mettiamo il caso che io voglio creare o simulare mal di testa a 20 milioni di persone nel territorio nazionale italiano. Secondo te chi guadagnerà da tutto questo? I farmaceuti, certo. Di chi sono le case farmaceutiche? Sempre loro. Sono sempre basta loro gli azionisti. Chi vende la droga? Basta. Chi ci fa mangiare il merda? Basta seguire il denaro. Basta seguire il denaro, ragazzi. Allora, noi continueremo a parlare con Emiliano Babilonia, che veramente è un campo infinito. Vi invito a seguirlo sul suo canale di YouTube, sulla sua pagina di Facebook. Grazie. Emiliano, io ti ringrazio tantissimo, però purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. Ci sentiamo prossimamente, va bene? Ok, saluto a tutti quanti e ti voglio dire solamente questa cosa. Sì. Contattate la radio, contattate la mia email, uniamoci, perché bravo. Il nemico deve essere abbattuto e noi non dobbiamo rimanere vittime a vita, dobbiamo essere anzi degli angeli custodi, come io li ho definiti sul mio canale Angeli Custodi MK Oltre Italia, perché dobbiamo cercare di aiutare e capire come salvare più persone possibili da questo olocausto neurale che sta avvenendo nella nazione italiana. Grazie anche per questo appello a cui aderiamo anche noi. Grazie Emiliano, grazie. Ok, ciao a tutti.